In Gears 4. Prima proteggevamo gli insediamenti GOC e ora li assaltiamo. Gli estranei e le incursioni sono la norma. Tenente, sei stato impegnato. Il villaggio è senza energia da settimane. Il fabbricatore ci serve. Non mi interessa un bel niente di quel fabbricatore. Voi prendete la mia gente. Cos'è successo? Poche parole, stanno arrivando i CIOD. Mi avevate promesso di rubare quel fabbricatore senza provocare Jin. Il fabbricatore non c'entra nulla. E allora che avete fatto? Jin ci ha accusati di prendere la sua gente. Qualunque cosa significhi. Installate l'invertitore alla stazione energetica. Ti rendi conto che Jin tornerà, vero? Ce ne dobbiamo andare adesso. Mamma! Kate, ascolta. Devi nasconderti e poi devi scappare. Ascolta, sai bene che lui può aiutarci. Hanno attaccato il villaggio. E mia madre è stata presa. Presa? Papà, dovresti guardare questo. Merda. Ragazzi? Non hai detto che non stavi scappando dal COC? In effetti non è proprio così. Dobbiamo oltrepassare il forte per arrivare alla miniera di Osmio abbandonata. Perché i COG ci hanno scaricato qualche migliaio di locuste morte, scopo abbiamo. Se questo sciame ha a che fare con i vermi, lo scopriremo. Prendono le persone per usarle. E se non riuscissimo a salvarle? Allora... dovremmo cavarcela da soli. Cazzo! Adesso sappiamo da dove vengono. E anche dove vanno quegli Snatcher. Mio padre è ancora vivo e sta là sotto. James, in quel bozzolo, io ero nella loro rete, questo dannatissimo alveare, è tutto connesso. Le locuste non sono mai morte, James. Kate, tua madre, lei è viva. Ora dov'è? Ma non ha ricevuto lo stesso trattamento, niente bozzolo. Se vengo liberata, morirò. Va tutto bene. Voleva che lo avessi tu. Era di mia mamma. Non l'ho mai conosciuta. Thank you.
Kate non è affatto pronta. Non riesce nemmeno a tenere gli occhi aperti. Non preoccuparti, ce la farà. Ok, siamo quasi alle coordinate di Bay. Benvenuti ad Azura. Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? Ieri notte. Circa 7-8 minuti, già. Incubi. Miglioreranno? Riuscirai a sopportarli. Va bene, vediamo che ci attende. Forza, agganciamoci per la discesa. Allora chi va per primo? Beh, di certo non tu. Del, sto bene, ok? Sì, come no. Oh, merda. Grazie, Del. Sam, noi ci siamo. Roger, noi vi aspettiamo qui. A tra poco. Ehi, Dave, vieni. Bene, controllo, noi entriamo. Controllo? Sul serio? Guarda che io un nome ce l'ho. Le regole sono regole, Baird. Controllo. E già ne infrangiamo parecchie. Quel che Jean non sa, non le nuoce. È una mia decisione, ok? Se il primo ministro non è d'accordo, può sgridarmi. Cosa che di sicuro farà. Dici dove andare, controllo. Farò del mio meglio. Basta, giochi. Dovete lanciare un vecchio prototipo del martello dell'alba. E le tue informazioni dicono che uno dei silo è intatto. Sì, per quanto ne sanno. Portate Dave a una sala controllo funzionante. Ci pensa lui al lancio. Dave, luce. C'è un enorme cimitero delle locuste su quest'isola. Se dovesse schiudersi... Ehi, indietro! Come si perquisisce un posto che sta cadendo a pezzi? Lo scopriremo. Possiamo usare la sporgenza. Tagliamo. Bene, andiamo. Indietro, ne viene giù ancora! Manda un impulso e vediamo con chi abbiamo a che fare. Ah, eccoli lì. Come ci muovo? Ci penso io. Facciamoli fuori! Vuoi meno? Abbiamo finito. Baird è confermato. Il sito del cimitero di Azura è attivo. Cosa? Cazzo, scusa. Sì, Kate, questi mal di testa sono... Sto bene, ok? Troviamo quel silo. Per la cronaca, non sembra che tu stia bene. Sopravvivo. Sono troppi alveari, ovunque andiamo si attiva un nuovo cimitero. Get it! Yeah!
Escono da quel nido! Facciamoci una granata! Granata! Bene, li abbiamo presi! Quindi andare dritto non si può. Quanta base missilistica rimane? Scopriamolo. Voi andate a destra, io e Marcus andiamo a sinistra. Troveremo quel sito. Va bene, ma restiamo in contatto. Sicuro? Due silo, due direzioni. Hai un'idea migliore? Del, la botola, salta giù. Sembra una specie di tunnel di sangue, ma quindi da un filo. Sai come scoprirlo? Ok, sono finiti. Adesso capiamo come uscire di qui. Dave, lo apri. Sai cosa? Se vogliono trasformare questo posto in un alveare, che lo faccio? È un'isola sperduta, centinaia di miglia dalla costa. Facciamo in modo che succeda dopo che ce ne siamo andati. Dave sì che ci sa fare. Troviamo quel silo. Si scende! Qui sotto. Abbiamo compagnia. James, siamo sopra di te. Ti vedo. Possiamo fornire supporto da qui se le cose si complicano. Adesso fuoco! C'è un nido! Una granata, chiudilo! Prendo io! Beccati questo! Lo sciame! Bomber da un carrier! Controllo quei rinforzi, ci farebbero comodo adesso! Il vostro condor è quasi arrivato, Delta. Facci arrivare dei DR1! Eccoli finalmente! L'area operativa è ora in sicurezza. Grazie per la vostra collaborazione. Controllo, quel carrier è stato abbattuto. Grazie. DB, uno di voi metta in sicurezza la zona, gli altri con noi. Confermato. Wow, Delta. Che diavolo ha combinato, Dave? Ricevo un sacco di dati strani. Roba top secret. Per quanto ne so, sta aprendo una porta. Sta facendo ben altro. Beh, in ogni caso la porta è aperta. Grazie, Dave. I dati che Dave ha scaricato... C'è un buco enorme a livello di sicurezza massimo. Cosa c'entra con la missione? Non c'entra, ma ora devo capire. Direi che quello che manca è stato rimosso dalla rete. Chi ha l'autorità per farlo? Allora, solo il comandante della struttura. Trovate il suo ufficio e guardate. Ok, ricevuto. È l'ufficio giusto, guardiamoci intorno. Una cassaforte, perfetta per dati segreti. Ok, controllo. Buone notizie, abbiamo trovato i dati. Eccellente, Delta.
Sai cosa ci farebbe comodo? Dei rinforzi. Cosa? Dove sei? Il silo! L'abbiamo trovato! E ci stanno addosso! No, merda, arriviamo! Non scherzavano! Dai, vi ho lasciati soli 2 minuti! Sì, è davvero divertente! Ripuliamo tutto! Abbattuti! Carini a farvi vedere! Figurati, il razzo è intatto? È così, che ci creda o no. È tutto tuo. Controllo, siamo dentro. Inizio sequenza di lancio. Primo livello pressurizzato. Iniziare lancio. Errore. Delta, c'è un problema. Il portellone del silo non si apre. Ovviamente. Mi sembrava troppo facile. Bird, dacci una soluzione. Scappate, le porte di sicurezza non proteggono dall'esplosione di un razzo. Va bene, basta così allora. Andiamocene. Idraulica esterna attivata. Bird, adesso apriamo il portellone. Cosa? Ehi, ascolta tu, vecchio, dovete andarvene. Cazzo, siamo venuti fin qui per questo e adesso lo facciamo. Inizio test accensione. Con me. Accensione motore 1. Oh, maledizione, Jay! Cazzo, dovrei smetterla di venirti dietro. Alla prossima volta. Adesso apriamo il portellone. Che facciamo? Non lo so, deve esserci un interruttore manuale su in cima. Apriamoci la strada. Uno in meno! Dave, quella piattaforma! E tu, andiamo! Lassù! Dobbiamo andare! Presto! 10 secondi al lancio. Dave! Non c'è tempo, andiamo! Premilo! No! Dave è ancora là fuori! Chi se ne frega, 4, è solo un robot! Non è 3, colpa sua! 2, 1, preso! Decollo! Aia, brucia. Non posso crederci. Sam, siamo pronti per l'estrazione. Ragazzi,
Una cosa. Jin sa della nostra piccola vacanza ad Hammerland. E come pensavo, non è affatto contenta. Ora che ha finito di urlarmi in faccia, vuole urlare in faccia a voi. Tutti voi. Ricevuto, controllo. Forza, pronti per la ramanzia. James, e se andassi io da Jim per primo? La calmo prima che tu faccia rapporto. Quindi il sergente Phoenix adesso fa il diplomatico? Mettila come vuoi, siamo in guerra, anche se non sembra. Dobbiamo essere tutti uniti. Sì, beh, insomma, se credi che sia utile, fa pure. Vorrei che tu fossi stato così bravo ad ascoltare anche in quel sito. È andato tutto bene, no? Ascolta, James, ti do un consiglio. Smetti di provare a dimostrare qualcosa. Fai il tuo lavoro e basta. Papà, ho fatto tutto il necessario. Necessario vuol dire che non ci sono altre opzioni. Non era necessario. E tu lo sai. Che c'è che non va? Tu che dici? Le solite cose non vanno. Ehi! Fa così solo perché ti vuole bene. Beh, mi sa che allora non è così bravo a dimostrarlo. Ok. Sì, beh, noi entriamo, eh. Forza, Dave. Hai detto una stronzata. Sì. Mi dispiace. Sai una cosa? Vi somigliate molto più di quanto vogliate ammettere. I dati ce li hai davanti, Damon. Ma come? È tutto qui. Il nuovo satellite non si collegava automaticamente a quelli vecchi. Non riesce a trovarli. Senza una programmazione regolare del comando a distanza, la precisione di tracciamento peggiora. Grazie mille, Iris. Il tono delle tue parole non combacia con il loro significato, quindi non mi stai ringraziando davvero. Vuoi smetterla, per favore? Allora, non riesco a trovare gli altri satelliti del Martello dell'Alba. La notizia positiva è che per sbaglio ho inventato un'IA che capisce il sarcasmo. Tieni, questo è il drive che volevi. Forse ti è utile. A trovare satelliti perduti? Ne dubito, ma gli darò un occhio. Ehi, un momento. Quindi è stato tutto inutile. Ah, funzionerà, sì. Ma con un solo satellite funzionante sarà dura controllare il raggio. Che cos'ha, Dave? Ha avuto qualche problema. Quale tipo di problema? Quel tipo. Oh. Oh, sono sicuro che me ne pentirò. Ma che cazzo? Ok. Signori, vi presento il nuovo Jack. E quando cavolo l'hai costruito questo? Quando cavolo l'ho costruito? È il mio lavoro. Ma ne sto qui a costruire cose che voi non apprezzate, che riuscite sempre a sfasciare. E cosa avrebbe di nuovo? Nuova gamma di comportamenti, scansione potenziata, moduli di combattimento e supporto migliorati. È unico nel suo genere. E? Ed è tutto vostro. E ora scusatemi, ma devo trovare un milione di satelliti di 40 anni fa. Damon, mancano solo 15 satelliti. Grazie, Iris. Altro sarcasmo da aggiungere al tuo archivio. Ehi, Paz, come va la vita nelle retrovie di Jill? Benissimo. Certo, non tutti possiamo sempre andare in qualche missione segreta. Ah, sì? E chi te l'ha detto? Siamo nell'esercito, non in un convento. Sì, va bene. Beh, ascolta, ti lasciamo al tuo lavoro. Picchiare le macchine è importante. Fine allenamento. Aspetta un secondo, spara merda. Spara merda?
Del, che cos'è? Non lo so. Probabilmente uno che spara a merda. O forse uno che spara male. O uno che dice cagare. Va bene, ma vaffanculo. Prendiamo le cose interessanti. Tu e io combattiamo adesso. E com'è che batterti sarebbe interessante? Ci sei oppure no? Partecipi anche tu? Sono abbastanza sicura di non avere quello che vi state misurando in questo momento, sapete? Anche se potrei sbagliarmi. Ah, divertente. Ci stai o no? Oh, ci sto. Dai, amico, prendiamo il modulo di Jack e andiamocene. Ma no, divertiamoci. Figlio di puttana. Sei divertito abbastanza? Oh. Riprovaci, Fas, andiamo. Ti dico la verità, Fas. Un mozzo potrà anche allenare con te, ma non potrà batterti. È contro la sua programmazione. Ma questo spiega la tua falsa sicurezza. Anche parecchio, direi. Vuoi un consiglio, Phoenix? No, sto bene. Sin ad ora i suoi bravi ragazzi. Ma mai molto a lungo. Mi sono divertito. Vaffanculo! Va bene, adesso che la ricreazione di fase è finita, troviamo il componente? Voglio essere chiara. Quando si tratta di quest'arma, non condivido il tuo ottimismo. È la prima volta che mi accusano di essere ottimista. Sì, certo. Ti ricordo che tua moglie era contraria all'idea di riportare il martello online. Pensavo volessi rispettare i desideri di Anya. Farò finta di non aver sentito, per il bene di entrambi. Anya avrebbe sicuramente preferito... Non la devi nominare. Se è così che la pensi, allora non discuto. Tu e quel maledetto programma di fertilità. Un programma che ti ha dato tuo figlio e il mio. Io ho rispetto per Anya. Io l'adoravo. Non mi interessa se mi credi. Quando il mio programma era ancora agli inizi, è venuta da me, si è offerta volontaria, tutte e due le volte. Vedere il primo ministro Stroud sottoporsi al trattamento. Sai quanti bambini sono vivi oggi grazie a lei? Credo che dovrebbe essere sepolta qui, con i padri della patria. Sarebbe di ispirazione alla gente. La tua ispirazione era mia moglie. Primo ministro, il tenente Phoenix e la sua squadra. Falli entrare. Ah, tenente, ho saputo che la tua missione ha avuto successo. Primo ministro, posso spiegare? Ma certo. Spiegami da quand'è che Damon Baird mi ha sostituita. Spiegami come mai lanciare un satellite per il martello dell'alba non richieda più il mio consenso esplicito. Tutti uniti, eh? Tenente, il martello dell'alba ha quasi spezzato più vite COG dei nemici che abbiamo affrontato. Tuo padre dovrebbe saperlo meglio di chiunque. Io mi fido delle armi, primo ministro, ma non mi fido delle persone che le usano. Il martello dell'alba non sarà riportato online. Ah... Deve essere il rapporto sull'evacuazione dell'insediamento 2. Stanno evacuando l'insediamento 2? Perché? Ci sono state attività al sito di interramento. Capo Carmine, rapporto. Siamo sotto attacco! Ci servono rinforzi immediati! Per favore, parli piano. Mandate rinforzi subito! Mobilizziamo la quarta divisione. Prenderemo il comando dei rinforzi. D'accordo. Andate. Stiamo avvicinando. Dove ci mettiamo io e Kate? Al cancello principale. Non fate entrare nient'altro. Ti rendi conto che ho il grado più alto, vero? E daremo rinforzi a Carmine nel centro città. Non ci credo, siamo di nuovo qui. Abbiamo fatto il nostro dovere. Fattene una ragione. Fattela tu. Ragazzi, non è il momento. Cole, vediamo cosa ci aspetta. Oh, merda! Reggetevi a qualcosa!
Fuori, fuori! Dal, corri! Muovi il culo! L'ultimo. Grazie. Ora, tirateci fuori di qui. Fast, Paul! Grazie. Beh, non è una buona situazione. Baird, ascolta, il nostro Raven è a terra. Puoi passarci, Carmine? Ah, impossibile, la sua radio non va. Sta bene? Lo vedo al centro, quindi sta combattendo, ma è circondato dallo sciame. Forza, Delta, andiamo. Il centro è più lontano del previsto. Allora sbrighiamoci. Bene, di qua. Perdo una Swarmax su di noi! Mando dei DB per farlo fuori. Raggiungete Carmine. Ricevuto! Ci siamo quasi! Ne ho preso un altro! Stanza libera. Lizzy, qui Delta, c'è uno Swarmax nell'insediamento. Tieni il convoglio alla larga. Ah, Delta, volevo farci qualche giro intorno. Attenzione, caporale, sono velocissimi. Delta, chiudo. Convoglio per noi! Sì, Lizzy, da come corre? È il miglior pilota che abbiamo. Il problema è che lo sa anche lei. State indietro! Stanno entrando! Ehi, smettila, soldato! Siamo dei Gears! Merda! Scusi, tenente! Non c'è problema. Cosa ci fai qui? Abbiamo perso i nostri DB e abbiamo dei civili. Lizzy, Delta richiede un'estrazione di civili, settore 8, complesso abitativo. Ricevuto, Delta! Torna indietro! Grazie, tenente. Nessun problema, soldato. Andiamo, Delta! No, ma sta arrivando un convoglio. Attenzione là fuori. Ricevuto. Andiamo, Delta. Controllo, servono rinforzi. Uno snatcher sta per... Dai, cazzo! Controllo, non impatta. Ci ho pensato io. DB, mettiamo in sicurezza la via! Lizzy! Oh, sorella, tu sei fuori! Cosa possiamo fare? Basta che sgomberiate questa via, siamo bloccati qui! Neutralizzato! Abbattuti! Accecante! Ne rimane uno, Delta! Ho fatto, la strada è libera! Raggruppiamoci! La strada è libera, ma il tetto no! C'è un Pouncer! Allora preparati e occhio agli aculei! Jack, accecante! Dannazione! Fatto! Via libera! La squadra di Carmine è stata sopraffatta. Sono barricati con i civili nella torre. Non dureranno a lungo se non vi muovete.
Oi, Del! Tutto ok? Sai, per te non sarà difficile sparare agli innocenti, ma per me sì. Innocenti, eh? Innocenti! Quindi la gente che lancia bombe incendiarie è innocente! Me lo segno! Ehi, tutte e due, smettetela! Aspetta, questa l'avevo sentita. Siete stati voi tre? Non tre. Uno di noi ha mantenuto i propri DB sotto controllo. Che diavolo è successo? Abbiamo identificato ed eliminato elementi insurrezionalisti. No, avete sparato su una manifestazione. In ogni gregge ci vuole l'abbattimento selettivo. Lo so io chi abbatterei in questo gregge. Lo sciame sta battendo anche i nostri condor. Sì, scommetto che è quello Swarma che l'ha tirato giù. Ogni condor che perdiamo vuol dire meno rinforzi. Da questa parte. Oh, merda. Uno snatcher. Se quel coso arriva al centro, Carmine avrà guai ancora peggio. Forza! Ehi, larve, eliminatele! Eliminato. I TV di Carmine possono ancora combattere. Andiamo. Sembra che Carmine sia in quella torre coi civili. Facciamo vedere a quei TV come si fa. Ripuliamo la piazza. Ho preso un altro. Non molliamo. Ecco cosa ti metto. Ottimo lavoro, Delta! Carmine, la piazza è libera. Grazie, Delta, ma ne stanno arrivando altri. Ricevuto, tieni i civili al sicuro. Noi sistemiamo le cose qui fuori. Bene, Delta, arrostiamoli! Ne ho preso un altro! Ammazza vermi, ammazza sciame, fa lo stesso. Ah, salvato dai miei vecchi allievi. Zio Clay! E ora mi devo rialzare. Mi stavo preoccupando, non hai fatto rapporto. La radio è morta e loro mi hanno tratta d'impaccio. Ti sono doppiamente debitore, Phoenix. E ora che c'è? Aprite il fuoco! Giù! Oh, ma che cazzo! Ah, merda! Smetti, scappiamo! C'è il fuoco! Acceriamolo! E qua! È troppo tardi! Penso che ho battuto! Abbiamo lasciato il muro! Lo sciame ovunque! E non riusciamo a contattare il controllo! Le comunicazioni non vanno. Mi ricevi, Kate? Siamo stati separati da Cole, Faz e Carmine. Al
Allora dobbiamo riorganizzarci. Incontriamoci al teatro. Forza, qui dentro. Ehi, Jack, facci luce. Oh, merda. Aspettate. Ho detto ritirati! È morto! Ma stiamo scherzando? Quello stormo non solo spegne i DB, ma li corrompe! Ma che diavolo! Sistemiamo gli altri. Facile. Stiamo per entrare, Del. Preparati. Da questa parte, piano, piano. Che diavolo succede? Organismi! Sono svegli! Morto! Da questa parte! Merda, merda, merda! È troppo veloce! Che cazzo è quello? Che se ne frega, uccidiamoli! Sono succhi a sangue! È tornato! Eliminiamolo! Attenti! Quello stormo è fatto di succhi a sangue. Sì, lo sappiamo! Stanno interferendo con le nostre comunicazioni. Ma Baird ha mandato una squadra a liberare le torri radio. Del, ce ne andiamo! Forse non sanno dello stormo. Grazie, controllo. Marta, aiutiamoli a ripulire la strada. Affermativo, tenente. A tutte le unità, continuate! È morto! Senza ATB come facciamo? Baird, li abbiamo! Dove dobbiamo andare? Beh, se siete al teatro, c'era un gruppo di evacuati. Ho perso il contatto con loro un'ora fa. Ok, li raduneremo e li porteremo in salvo. E Baird, se qualcuno chiama i rinforzi, non ascoltarlo. Ricevuto, ma ce ne sono già un sacco là fuori. Ricevuto, teniamo gli occhi aperti. Ehi, stai bene? Sì, non ci pensare, solo un mal di testa. Bene, andiamo. Cavolo, niente. Se qui c'erano delle persone, dove sono finite? Proviamo questa. Ragazzi, abbiamo un problema. TR1 corrotto. Non è. Guarda dietro. Gli evacuati sono tutti morti. Stiamocene buoni e proviamo a uscire. Dannazione! Uccidete quella cosa! Dannazione! Arrivano! Eliminato! Prossimo! È fatta. Adesso usciamo di qui. Troviamo gli altri. Porco.
Porca vacca. Delta, dove siete? Ordine dal comando, ritiratevi. Azione terminata. Controllo, qui Delta. Non ti ricevo, siamo al teatro. Ripeti? Dovete scappare, lasciano cadere l'insediamento. Aspetta, non possiamo usare il martello. Non riesco a mirare a quella dannata cosa. Andate al cancello principale e basta. Baird, siamo bloccati dall'altra parte della città. Qui Lizzy, siete al teatro? Lizzy, grazie a Dio, affermativo. Mi hanno deviato tipo 6 volte. Posso prendervi? Arrivo da voi. Noi siamo qua, Delta, chiudo. Qui dentro, forza! Ehi! Wow, siamo noi! Abbiamo portato compagnia. Oh, merda! Lontano! Allora, Del, riconosci qualche faccia amichevole? Forse quel manifestante pacifico che mi ha rotto il naso? Ti meritavi di peggio, di un naso rotto. Perché non mi fai vedere che cosa mi merita la dannazione? Basta cazzate! Un codardo del cazzo! Codardo? Wow! Beh, ho una notizia per te! No. Indovina chi ha ordinato di sparare il primo colpo, Del. Proprio su quei pacifici manifestanti di cui parli. Sì, esatto. Proprio il tenente Perfettino. Ragazzi, andiamo, ragazzi. E insomma, nel senso, stavano lanciando incendiarie. Era tutto confuso, ok? Io non volevo che succedesse. Lasciamo perdere. Bip bip, ecco la cavalleria! Ascoltate, ne riparliamo più tardi. Andiamo. Veloci, dobbiamo portarli via di qui. Stiamo perdendo il convoglio! Ci serve il martello! Cosa hai detto? È pronto a sparare, vero? Ragazzo, non ho nemmeno le coordinate! Beh! Usami! Ma sei impazzito! Forse! Devi puntare sulla mia armatura e correggere il tiro! No, non ho intenzione di farlo! Troppo tardi, non abbiamo scelta! James! Fuoco di copertura!
sono quasi! Preparati! Davvero, ragazzo, non credo sia il caso! Ben, ora! Fuoco! Fuoco! Visto? Sapevo che avrebbe funzionato! Bird! Bird! Che cazzo succede? Non riesco a controllarlo! Iris, spegnilo! Devi spegnerlo! Oh, dannazione! Scappate! Dietro? Sì, certo. Perché no? Va bene, andiamo? E comunque, che problema hai con Jack? A parte aver passato la vita a fuggire dai bot COG? Nessuno? Hai visto? Te l'avevo detto che non eri tu, è lei. Ma che carini. Ancora mal di testa? Dale, sto bene. Non ti ascolterà. Perché non lo fai decidere a lui? Ehi, è lei. Se ne sei sicura? Non potete entrare con le armi COG. Consegnatecele. Tu sai chi era mio padre, vero? E anche chi era mia madre. Eppure sei tu che porti l'armatura COG. Fallo a capire. Amico, non ti diamo un bel niente. Del. Fa quel che dice. Va bene. Le potete prendere quando ve ne andate. Fateli passare. È sul retro all'impianto del vapore. Cercate di non combinare guai. Dipende da lui.
stai bene? Sì, sì. Ehi! Stiamo cercando il capo. Un vecchio, odora di birra, per caso l'hai visto? Kate. Zio. Sono venuti un sacco di COG a farmi delle proposte. Non pensavo mandassero te. Credevano che mi avresti ascoltata. E tu che ne pensi? Penso ti serva un nuovo arredatore. Dovrebbe tenerli alla larga. E come vanno le cose? Non troppo bene. È bello rivederti, Kate. Anche per me, zio. Ora vai a fare i bagagli, devi partire. Ah, sì? Amico, abbiamo convinto gli altri villaggi ad arruolarsi. Siete gli ultimi rimasti. COG, estranei, non importa. È ora di combattere queste cose insieme. No. È ora di chiudere questa conversazione. Mi dispiace, giovani. La strada la conoscete. Zio! Mia madre è morta perché pensava che ce l'avremmo fatta da soli. Quindi fai pure, mandaci via. Ma se lo farai, tornerò a seppellire quel che resta di voi e della gente dietro queste mura. E penso che tu lo sappia. Merda. Quanto spesso attaccano? Ultimamente ogni giorno. Fanno così ogni giorno? Ah, per fortuna. Forza. Zio, ci servono altre munizioni. Prendete quello che trovate. Cacciatori! Caccia inizia. Entrano dal muro basso. Ne ha preso un altro! Hanno scelto il giorno sbagliato! Ho abbattuto un nemico! Distruggetelo prima che uccida ancora! Dai giù! Forza, dobbiamo uscire! Una cacciata! Merda! Che cos'è? Sei nata per questo. Cosa succede? Non aver paura. Ancora. No. Sono tuoi. Esci dalla mia testa. Usali! Ancora! Ancora! Accettalo! Kate!
Kate. Kate. No, Kate, Kate. Non devi vedere. È meglio se non guardi. Mi dispiace. Kate. Mi dispiace. Grazie per essere venuto. Certo. Suggerirei di portare via queste persone. Ehi, facciamo con calma. No, ha ragione, dobbiamo andare. Ma di cosa sta... Oscar è morto, amico. Dalle un attimo. Ce l'avrà su Raven. Qual è il tuo cazzo di problema? Se ne dobbiamo andare. Io non vengo. Scusami? Ormai sono mesi che faccio dei sogni. Incubi. Penso che siano dei messaggi. Cosa? Mi sta succedendo qualcosa. Era di tua nonna? Basta, ne parliamo dopo. Fase, raduna questa gente. Mi serve aiuto. C'è un luogo. Su a nord. Troveremo lì la risposta che cerchi. No, assolutamente no. Abbiamo degli ordini. Tu verrai con me? Dannazione, mi ascoltate! Andrò io con lei. Senti, se manchi tu, Jin se ne accorge. Ok. Inoltre a Jack le coordinate. No, caporale. Tu torni a Nuova Efira e questo è un ordine. Beh, capitano, me ne fotto del tuo ordine. Non si tratta di te, si tratta di me. E devo risolvere questa cosa. Ehi, tienila d'occhio. La sua collana è un simbolo delle locuste. E con questo? Non sarebbe mai nostra nemica, per sì, perché darebbe la vita per noi. Questo lo so. Ma se non fosse una sua scelta? Adesso siamo soli. Che c'è qui dentro? Un modo per andarcene da questo posto. Ehi, Ben. Ehi, che cosa? Ti ringrazio. Niente. Secondo le coordinate di Marcus, Nuova Speranza è in una valle più avanti. Quindi manca poco. Ferma! C'è un cancello più avanti! E a quanto pare, questo muro è abbastanza recente. Sicuramente Nuova COG. Aspetta, è un accampamento di estranei. Così a nord? Pensi siano del villaggio di Oscar? Forse. Chissà dove sono andato. Del, qui. Marcus, non c'è una struttura qui. È tutta una foresta rigogliosa. Fidati di me, è lì. Quindi Jin sa di questo posto? Lo sapeva ogni primo ministro. E hanno fatto tutti la stessa cosa. Messo guardie e cercato di mantenere il segreto. Segreti, eh? Vanno di moda di questi tempi. Fatemi sapere quando siete vicini. Controllo, chiudo.
Ecco, un altro sigillo COG. Siamo nel posto giusto. Ce ne sei andata da solo! Non importa, mi lasciamo di nuovo! Chi si fiderà di te ora? Troviamo il modo di uscire. C'è qualcosa più avanti! Occhio! Ghiaccio in arrivo! Kane, Zero, Marco, quanto sarete dentro? Vedete alcune cose non troppo belle. Marcus, vi perdiamo! È la tempesta! Forza, quassù! Abbiamo trovato il corridoio e la porta circolare. Sembra che qualcuno l'abbia fatta saltare. Ah, vero. Sono stato io. Me ne ero dimenticato. E adesso? Ok, cercate un altro ingresso. Il laboratorio lo riconoscerete perché è pieno di vasche di stasi. Vasche di stasi, capito. Aspetta. Cos'è? Forse abbiamo un problema. Sì, abbiamo un bel problema. Sorvegliante! Jack, trappola sotto! Ho trovato qualcosa. Solleviamolo. Forza, passaci anche tu, amico. Ok, non sono certo vasche di stasi. Ma che diavolo sono? Niente di buono, questo è certo. Facciamo il silenzio. Del, aiutami ad aprirla. Non è stato fantastico. Jack, facci luce. Ehi, ragazzi, come va? Tempismo perfetto, Marco. Beh, niente laboratorio o vasche di stasi, ma siamo in una specie di prigione. Prigione? Allora state vedendo della roba che non ho mai visto. Sembra che Niles avesse una cavia preferita. Stanza di osservazione. Tenevano d'occhio questa bambina. È disgustoso. Tutto quanto. Marcus, chi era questo Niles? Cosa stava facendo di preciso? Roba sopra il mio livello. Aveva qualcosa a che fare con le locuste. Il che vuol dire che ha a che fare anche con te. Vasche di stasi. Marcus, abbiamo trovato il laboratorio. Bene, ma è meglio se state lontani da quelle vasche. Perché? Che c'è dentro? I primi arrabbiati frutti del lavoro di Niles. Si chiamano Siri. L'ultima volta che li ho visti erano un po' turbolenti. Andiamo. Sono pronta a incontrare questo viscido di Niles.
Ok, Marcus, è fatta. Cercate un interruttore per attivare il costrutto IA. Poi mettetevi dei cappelli di stagnola. Marcus, non ha funzionato. Cosa? Ascoltarla. Ok. Ascoltarla. Avete ascoltato? Mi state ascoltando? Quello è Niles. Ancora matto come un cavallo dopo tutti questi anni. Dai, Jack, recupera tutti i file che puoi. Oh, ciao, bambino cattivo. Ehi, non è che Jack si beccherà qualche strano virus? Non lo so. Dagli una pulita quando hai fatto. Oh, merda. Molti file sono danneggiati, ma fanno riferimento a qualcosa chiamato Kadar. Ti dice qualcosa? No. A me sì. Chiedo a Baird di darci un'occhiata. Cos'è stato? Andiamo, Jack! La purificazione è iniziata. Posso terminare? No! Non so stare, andiamo! Come qualcuno mi disse una volta. Ciao, ciao. Abbastanza per oggi e per domani, per sempre. Torniamo allo skiff e vediamo se abbiamo una pista. Ehi ragazzi, siete usciti? Sì, quei dati sono serviti a Baird. Tantissimo. Prima che l'ultimo scienziato se ne andasse da Nuova Speranza, hanno inviato un messaggio da un laboratorio sul Monte Kadar, noto come capitale delle locuste. Ok. Ho combattuto molto. È la prima volta che sento di un laboratorio. Beh, è positivo, no? Per noi. Se lo dici tu. Il problema è che il punto di origine del messaggio è cifrato. Va bene. Tracciamo il messaggio fino alla fonte, da ogni torre di comunicazione. Ah, sapevo che saresti stato utile in qualche modo. E guarda, una torre di comunicazione più avanti. Speriamo che uno dei messaggi di Nuova Speranza sia passato di lì. Anche se fosse, ci servirebbero i dati di due torri. Una non basterebbe per capire da dove provenivano i messaggi. E allora iniziamo. Ah, pare che dovremmo raggiungere questa torre a piedi. Jack, impulso. Del, hai idea di cosa sia questo edificio? Sembra una sottostazione della torre. Saranno rifornimenti. Qui dentro c'è stato qualcuno. Del, un'estranea. È completamente congelata. Guardiamoci intorno e scopriamo cosa è successo. Sembra un codice di sicurezza per un'altra sottostazione. Saranno altri estranei là? Forse. Teniamo gli occhi aperti.
avrei mai immaginato che JD fosse così. COG. Beh, è figlio di Anya Strauss, ricordi? Sì, è di Marcus Fenix. Ci sarà via libera per la torre? Scopriamolo! E quell'eruzione di vento? Se dobbiamo, la attraversiamo, proprio come l'ultima. Marcus, c'è una torre di comunicazione sul lato di una montagna. Ci dirigiamo là. Ricevuto. Com'è il tempo? Che dici? Passire. Occhio! Forza, di qua! Occhio! Ghiacci d'arrivo! Fuori, siamo esposti! E allora proseguiamo! Troviamo riparo! Indietro! Ne arrivano altri! Belle! C'è una grotta più avanti! Merda! È occupata! Non per molto! Facciamoli fuori! Ci fa lo sciame qua su in montagna? Hai sentito, Marcus? Qatar era il quartier generale delle locuste. Forse sono attratte qui. Vel, andiamo su. Kate, se questa torre non servisse a niente? Sono venuta qui per delle risposte. Non tornerò a questa stanza. Vel, c'è un carrier! Vedi la tempesta? Non è un carrier che mi preoccupa! Aspetta, me lo rimangio! Adoro questa tempesta! La torre è per di qua! Ok, andiamo lassù! Non è ancora finita! E la grandine era un problema? La porta è vicina! La torre è quasi completamente congelata! Tienila d'occhio. La sua collana è un simbolo delle locuste. Sì, ho visto. Dovresti scegliere tra loro e loro. Sai che cosa fai? Giusto? Ehi, wow. Sono io. Sì, io. Voglio solo trovare quel dannato laboratorio Qatar. Ok, bene. Dobbiamo solo accedere ai dati dalla console di comando. Sei pronta? Accesso non autorizzato. Protocollo di sicurezza avviato. Errore. Protocollo di sicurezza inutilizzabile. Il sistema di sicurezza dà i numeri. Controlliamo i dati prima che ci neghi l'accesso. Quindi cerchiamo una trasmissione che corrisponda a quella che abbiamo trovato in Nuova Speranza. Esatto. Corrisponde. A nord-ovest. È un'altra torre. Quindi con quei dati troviamo il laboratorio? Non ancora. Ci serve quell'altra torre per completare il tracciamento. Che ne pensi? Aggiorniamo Marcus? Ci penso quando torniamo allo Skiff. Forse di qui si esce. Ricordate, se c'è un laboratorio a Monte Qatar, è riuscito a rimanere nascosto per un sacco di tempo. È probabile.
Probabilmente c'è una buona ragione. Capito. Ci aggiorniamo. Kate, ci siamo! Dai, scendiamo! Bene, raggiungiamo la torre e troviamo quei dati. Una sottostazione. Andiamo? Sì, dovrei. C'è un biglietto. È di Lena, l'estranea che abbiamo trovato. Il suo amico è stato imbozzolato, quindi l'ha chiuso qui dentro. Il che vuol dire? Che è ancora qui. Del, il codice che abbiamo trovato. Ecco. Ok, l'altra parte. Troviamo quel pozzo. Merda! Porca puttana. Dorsko si era trasformato. Preferirei morire che vivere in quel mondo. Jack, la cassa fuori. C'è qualcosa. Sembra un componente di un segugio modificato. Beh, se non altro ne è venuto fuori qualcosa di buono. Bene, aiutami ad aprire. Ogni volta che penso non posso fare più freddo... Lo so, dopo tutto questo ci vorrebbe una bella vacanza. Non ci spererei troppo. Ed ecco l'altra torre. Sembra che sia in condizioni piuttosto buone. Allora andiamo. Forza, ti do una spinta. Mi hai ucciso! Non ci si può fidare di te. Devora. Che succede? Scusa, mi ero distratta. Guarda qui. Marcus, sai qualcosa di un condor schiantato qua giù? In realtà le eruzioni di vento ne hanno fatti fuori un po'. Forse troverete qualche cazzata utile in quei cosi. Ok, daremo un'occhiata. Beh, c'era roba buona qui. Dai, alla torre di comunicazione. Ah, mi aspettavo più di B. Forse non volavano a pieno carico. Oppure sono andati da qualche parte. Abbiamo trovato il carico del Condor! Eliminiamoli! E c'è anche un Bastion! Ho abbattuto un nemico! Del, su questo tronco. Bene, lo stagno è sicuro. Qua giù. Bene, ora scopriremo se con queste torri si va sul sicuro. Dammi una mano da qui. Beh, somiglia all'altra torre, se non altro. Entra, Jack. Accesso non autorizzato. Protocollo di sicurezza avviato. Ok, non è l'ideale. Ce ne andremo quando avremo i dati che ci servono. Dobbiamo trovare una trasmissione che combaci con gli altri segnali. Là, corrisponde. Quindi possiamo trovarla. Devo fare un controllo, ma sì. Vuoi dirlo a Marcus o ci penso io? Torniamo allo skiff. Possiamo dirglielo in movimento. Jack... Okay.
Bene, pronto per trovare il laboratorio? Sì, sono nato pronto. Marcus, abbiamo una posizione. Se c'era un laboratorio sul Monte Kadar, lo scopriremo presto. Ok. Stiamo arrivando alle coordinate. Ehi, un attimo. Qui non c'è niente. Forse Jack può usare l'impulso per rintracciare il segnale. Ci abbiamo provato. Oh, c'è qualcosa sotto il ghiaccio. Ottimo lavoro, amico. Deve essere quello che stiamo cercando. Ma come facciamo ad arrivarci? Non è facile. Non so se vi sia utile, ma Baird dice che c'è una vecchia miniera in quella zona. Una vecchia miniera? Detonatori, esplosivi. Grazie, Marcus. Bene, abbiamo una possibile soluzione. Vada per la vecchia miniera. Ciò che hanno detto Len e Nosco è vero, questo è stato spazzato. Era umano. Sembra che abbiano combattuto seriamente qui dentro. Proviamo ad aprirla. Eccoci. Merda. Come pensavo, ma... Posso credere che Lena e Norsco siano sopravvissuti a questo? Guardiamoci intorno e vediamo se troviamo degli esplosivi. Dammi una mano. Abbastanza sicuro che quella grossa trivella andasse a posto. Ok, allora? Allora, quando il fosforo viene esposto all'ossigeno o all'acqua, si accende e quindi potrebbe risolvere il nostro problema col ghiaccio. Allora prendiamo quel che rimane. Jack, pensaci tu. Quindi, rompiamo il ghiaccio, no? Dai, aiutami! Forza, Jack, muoviti! Portiamo questa merda allo skiff e chiamiamo Marcus. Te lo dico, questa merda scioglierà quel ghiaccio. Se lo dici tu. Sono pronto. Marcus, abbiamo trovato del carburante al fosforo. Del pensa che ci farà attraversare il ghiaccio. No, Del sa che ci farà attraversare il ghiaccio. Fosforo, state attenti. Roba pericolosa. Ehi, aspetta. Cosa? Hai detto che questo... è fosforo. Sì, certo. Dici che si alimenta di acqua e ossigeno. Sì. Stiamo per esporlo a un sacco di ghiaccio, che sarebbe... ossigeno e acqua? Sì. Andrà bene. Su che cosa ti basi? Termodinamica. Reazioni cinetiche. Qualcuno mi dice quando finisce la lezione di chimica. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andiamo? Forza, forza. Beh,
Viva la sicurezza. Lo sapevo. Merda! Oh, no. Andrà bene, eh? Cosa? Così va bene. Visto? Va bene. Ehi, deve essere la torre radio di Kadar. Il laboratorio non sarà lontano. Non devi per prima forza dire la verità. Prima o poi scopriranno chi sei veramente. Non sei un eroe. Tu nascondi la verità. E perché non sei uno di noi? A cosa stai resistendo? Non è che non sarei smettere. Non possono sconfiggere lo sciame. Vieni, aiutami. Ci sei quasi, bambina mia. Smetti di combattere. Qualcuno ha dolore. Non sei una di noi. Sei una di noi. Mira, esci dalla mia testa! Non è niente. Bene, perché l'abbiamo trovata. Dobbiamo solo capire come entrare. C'è un generatore. Direi che ha funzionato. Scosso per una punturina. Ho le mani sensibili. Per accedere è necessaria la corretta identificazione. Accesso negato. Buona giornata. Cosa? Niles, sei tu. Per accedere è necessaria la corretta identificazione. Corretta identificazione. Senti, provaci tu. Ma fa più male di quello che pensi. Accesso consentito. Benvenuta a casa. Benvenuta a casa. Seguitemi, prego. Ci spieghi quella calorosa accoglienza? Mi serve veramente una spiegazione? Penso di preferire Niles a questo bidone dell'immondizia. Ah, vedo che avete conosciuto il mio costrutto nettamente inferiore a Nuova Speranza. Ma che diavolo, fa freddissimo qui dentro. Niles, non vedo l'ora che ci spieghi questo. Sono solo i resti di un vecchio incidente industriale. Bene, queste vasche sono come quelle di Nuova Speranza. Sì, l'ho notato. Ah sì, il mio lavoro iniziò tentando di trovare una cura per i bambini ammalati di ruggine comunale, ma poi è diventato altro. Ci volevano delle medicine, gli ho dato loro degli dèi. Ah, beh, è acqua passata. Prego, di qua. Che diavolo? La via per ogni scoperta è lastricata da una serie di fallimenti. Ecco alcuni esemplari molto meno stabili.
Cos'è? Quello è uno dei nostri primi ibridi riusciti. Ibrido? Intendi una locusta? È la stessa cosa. Nel nostro impianto precedente avevamo problemi di stabilità genetica. I siri erano malati e sterili. Un problema per ovvi motivi. Ma le locuste erano diverse, molto controllabili, soldati perfetti e persino capaci di riprodursi. Cosa le rendeva diverse? Le loro cellule. Vedete, i figli dei minatori di Mulsion avevano fornito un meraviglioso database genetico, come anche le creature indigene del vuoto. E tutta la vostra ricerca genetica è qui dentro? Certo. Oh, merda. Ehi, Jack, vieni qui. Devi scaricare tutto da questo terminale. Oh, cavolo. Credo sia meglio non sapere cosa significhino questi nomi. Ma quando ci rendemmo conto di quanto fosse speciale l'immunità genetica all'immunzio di uno dei nostri bambini, il nostro lavoro iniziò a volare. Ti prego, continua. Quella ovviamente è Mirra, o come la conoscete voi, la regina Mirra. L'avete incrociata con i Siri? Niente di così mostruoso. Le sue cellule staminali però si accompagnavano deliziosamente con il DNA di Siri. Ma abbiamo sottovalutato tante cose. Il forte sentimento materno della giovane Mirra, ad esempio. Fammi indovinare. Ha portato i suoi figli a massacrarvi? No. Beh, sì. Ma mi riferivo al suo istinto materno più tradizionale, per sua figlia, la piccola Reina. Tua madre. Cosa? Tu menti. Niente affatto. Tua madre è nata qui e quel rammollito di suo padre ce l'ha portata via, causando la sventurata ribellione della giovane Mirra. Perché mi stai dicendo queste cose? Hai così tanti dori che ancora non capisci. Ehi, che succede? Se lo scopre ti ucciderà, lo faranno tutti. Cosa hai detto? Ehi, ma che... Perché sei venuto con me? Che cosa ti ha detto, JD? Kate, non ti farò del male. No. Beh, forse dovresti. O dovrei farlo io. Così in effetti taglieresti il tuo legame con le locuste. Dai, sta un po' zitto! Non lascerò che mi facciano quello che hanno fatto a mia madre. Tua madre? E che cosa hanno fatto a tua madre? Nell'alveare. L'hanno cambiata. L'hanno uccisa. Io l'ho uccisa. Ma quello è il processo che permette loro di imparare, di crescere. Senza una regina sono senza guida. Visto? Hai visto? Io sono un'arma. No. Non lo sei. Giù al villaggio, quando ero dentro quello Snatcher, io li stavo controllando. Cosa? Penso di aver ucciso Oscar. Aspetta un attimo. Lo pensi o lo sai? Non lo so. Non lo so, io... Voglio che esca dalla mia testa. Voglio solo che smetta. Ok. E tu lo fermerai. E se non lo facessi? Allora ti cancelliamo. Ed eliminiamo ogni traccia della tua preziosa ricerca. Allora, permettimi di aiutarti. Dovremmo semplicemente fidarci di te. Sei libera di fidarti o non fidarti di chi vuoi. Tua madre e l'alveare, lei ha opposto resistenza? Certo che l'ha fatto. Lo temevo. Alla giovane Mirra non serviva un'incorporazione così rudimentale. Che
Devono avere qualcosa. La matriarca è stata creata dalle cellule staminali di tua nonna e dal DNA. Questo dispositivo è dove Mirra ha imparato a controllare il suo potere per la prima volta. Ma possiamo usarlo anche per recidere il tuo collegamento, se vuoi. Quindi come funziona? Danneggiando leggermente il tuo cervello. Che cosa? Danneggiando leggermente il cervello? La sua connessione con le locuste si basa su un algoritmo genetico all'interno del lobo temporale. Alterarlo richiede un'anestesia, potremmo dire. Mi sembra una lobotomia. Una lobotomia è altamente invasiva? Questo non lo è. Mentre lavoro, la matriarca guiderà la tua mente in modo nascosto, portandola dove deve andare. Ok, va bene. No, non lo farai. Non mi fido di questa lattina. E allora tienilo d'occhio. Ma io devo farlo. Sto perdendo il controllo. Non farò male a nessun altro, capito? Capito. Sia il meno doloroso possibile. Sì, sarà meglio. Ci sono. Tutto ok? Sì, ma... Ok, andiamo, ne parliamo dopo. No, ascolta, mi ha usato. Mia madre è viva. Cosa? No, non era davvero lei. Solo che era lei.
Dov'è andato? Chiusura d'emergenza in corso. Andiamo via, presto. Andiamo! Prendiamolo! Torna qui, Niles! Troia merda! Di certo capirai che ti ho fatto una cortesia. Non sei più vulnerabile alla mente collettiva e tua madre è stata risvegliata. L'arco criogenico inizializzato. Uscire immediatamente dal laboratorio. Glielo farò pagare. Finiremo congelati se non interrompiamo il blocco. Merda! Mi sa che questo era Niles. Usa la sua mano sullo scanner. Identificazione. Direttore Niles Samson. Approvata. Blocco criogenico terminato. Purtroppo non ammirerai mai lo splendore che hai tua madre. Trasfigurata. Ti ammazzo, Niles! Bisogna sollevarla. Serve un amico. Buon divertimento. Bella. Lo vedo. Stendiamoli. Vado io. Sono giù. Allora inseguiamo Niles. Corriamo dietro a Niles. Dobbiamo aprirla. Muoviti! Attenzione!
collegamento a me, no? Prego le forze spacciate! Siamo venuti qui per migliorare le cose, ma io ho solo peggiorato tutto. Sei sicura che ciò che hai visto sia reale? Sì, lo era. Ok, allora forse, non lo so, forse ci aiuterà. Lo farebbe, se potesse. Non è più mia madre. E chi è allora? La loro regina. Forza, andiamocene. Se davvero hanno una regina e Niles ha ragione su ciò che accadrà, ci serve un piano. No, abbiamo il vecchio. Ci serve il martello dell'alba. Oh, grazie a Dio. Credo vi serva un passaggio. Come avete fatto a trovarci? Pensi che ti avrei lasciato una tecnologia unica se non avessi potuto tracciarla fino al centro del pianeta. Sì, sì, va bene. A proposito di cose uniche, aiutami ad agganciare questo skiff. Hai trovato quello che cercavi? Sì. E ora dobbiamo ucciderla. E lei? Insomma, sta bene? Non proprio. Ma ho una domanda. Quanto ci vuole a preparare il martello dell'alba? È buffo che tu me lo chieda. Ricordi quel drive che hai trovato mesi fa sull'UIR? Sì. Roba interessante. Interessante in che senso? Oh, lo vedrai. E fortunatamente per noi ho un vecchio contatto UIR. Portaci a casa, Sam. Ok, Francesca. Benvenuti a Vasgar, sede del programma spaziale segreto dell'Unione delle Repubbliche Indipendenti. Mai stata in territorio UIR prima d'ora. E ancora non ci sei. Vasgar era indipendente. UIR ha avuto il piacere di occupare... No, anzi, volevo dire di liberare questa gloriosa terra. Ok. Ricordate che vi ho detto che qui ora ci vivono solo i nomadi incazzati? Ecco Garron Paduk, il più incazzato e nomade di tutti. Questo è il tuo vecchio contatto UIR? Ci sono solo due cose che non mi piacciono, Baird. I COG e i bambini. E tu me li hai portati tutti e due. Anch'io detesto due cose, i vecchi e i deserti. Ma beh, eccoci qui. Mi piace la ragazzina. Seguitemi. Insomma, il programma spaziale dell'UIR era più sviluppato di quanto i COG avessero rivelato al pubblico. Da qualche parte in questo cosmodromo c'è un razzo carico di satelliti del martello dell'alba funzionanti. Penso che potremmo riportare online tutto il sistema e iniziare a colpire lo sciame a casa sua. Se avevate satelliti durante le guerre Pendulum, perché non li avete usati? I politici puntavano all'armistizio. Lanciare quei satelliti avrebbe garantito un altro secolo di guerra. Ma qualcuno del nostro esercito ci ha provato lo stesso. A dire il vero, la cosa ha scatenato una piccola guerra civile. Allora, conosciamo la pianta del cosmodromo. Dove sono i satelliti? Provate nell'hangar dei razzi, qui.
Le eruzioni di vento sono troppo forti per volare su quel deserto. È qui che entra in gioco lo skiff. Domanda. Come sappiamo che quei satelliti funzionano? O se almeno sono compatibili? Risposta. Non lo sappiamo. Ed è qui che entrate in gioco voi. A meno che non siate troppo codardi. Oppure stupidi. O deboli. Ma che cavolo è? Ho un amico. Puoi anche non crederci. Per ora studia bene la pianta del posto. È probabile che buona parte sia sepolta dalla sabbia. Veld, aspettiamo qualcuno? No, nessuno. Beh, questo non mi piace. Non ci credo. Spero non sia qui per fermarci. In realtà... Perché non puoi? Kate? Dovresti darmi ascolto ogni tanto. Kate. Ti ascolto. Allora, lascia stare. Ho finito. Ok, ma sono qui per aiutarvi. Se mi volete. Che hai detto? Aiutarci. Papà mi ha detto del Monte Kadar, di ciò che avete scoperto e... Sì, lo so che non ti fidi di me dopo tutto quello che è successo, quello che ho fatto. Non ti biasimo. E cosa dice Jin sul fatto che sei qui? Jin non lo sa. Davvero? E fammi indovinare, anche lui vuole aiutarci? Sì. Faz non è poi così male. No, lo sono a dire il vero. Sei tu che ormai ti sei abituato. Chi diavolo sono questi? Amici. Si uniranno a noi. Sì? Beh, non mi piacciono. Che strano. Se proprio devono venire, va bene. Ma io parlo con te, non con questi due. A te sta bene? Come ho detto, vi aiuterò. Baird! Forza allora, saltiamo sul Raven e troviamo quei satelliti. Niente Raven, le eruzioni di vento vi ucciderebbero. E quindi andiamo a piedi? Senti amico, se vuoi andartene, libero di farlo. Ma noi abbiamo altri piani. Oh, ancora quello skiff. Ok, prima di andare ho un conto in sospeso. Uno grosso. Certo, sistema pure. Mi hai mentito. E poi, dopo che ti sei ferito, ci hai allontanati. Come se non ci conoscessimo nemmeno. Allora andiamo. Aspetta un po'. Non basta dire andiamo per cancellare gli ultimi mesi. Bell, andiamo. No, è giusto. Lascia che si esprima. No, 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 vedi, non è giusto. Tu sei ragionevole e io voglio rimanere arrabbiato. E allora rimani arrabbiato. Non sono qui per provare niente, solo per aiutarvi. E lo stesso vale per me. Sembrerebbe che mi stia attaccando il suo decoro. Forse è l'hangar dei razzi. E allora parcheggiamo e troviamo un razzo. Sono qui. Allora come procediamo? Siamo bloccati! Occupiamoci di quelle torrette! Pettugni e spati! Cavicate e spingiamoli! Diamogliele! Paduk, lo sciame ha provato a fermarci, ma adesso entriamo nell'hangar. Il razzo dovrebbe essere lì dentro. Fatemi sapere quando vi serve un interprete, perché vi servirà. Parlo 5 lingue. Ok, fatto. Quindi, dove andiamo? Da fuori il posto sembrava enorme. Deve esserci un centro di controllo, o di comando. O come la chiama lui ieri. Il controllo missione è preciso. E continuate così, è vicino. Un'altra porta. Aiutami.
cartucci funzionano. E direi che abbiamo trovato l'hangar dei razzi. Forse mi servono degli occhiali nuovi, non vedo razzi. Tado, più bello. L'hangar è vuoto. Merda. Se il razzo è stato spostato, ci deve essere una registrazione. Entrate nel sistema da una porta d'accesso. Vediamo se Jack riesce a bypassare quel virus. Bene, Jack. Vediamo i registri. Ok, Jack mi ha collegato al mainframe. C'è del malware davvero ostile. Adattivo. Semisenziente. Niente panico. Ci pensa Jack. Vero, amico? Nessun virus per Jack. Arrivano i dati. Paduk, suppongo tu riesca a leggerli. Sì, ma diversi sono criptati. Ok, l'ogiva del razzo è vicina. Ora alla camera d'assemblaggio dall'altra parte dell'hangar. Ogiva? E il razzo? I satelliti del martello fanno parte dell'ogiva. Pensate a quello. Noi cerchiamo la posizione del razzo. Ricevuto. Delta, chiudo. Bene, troviamo quei satelliti. Di qua per i satelliti. Dammi una mano. Non ci sono satelliti qui. Cerchiamo ancora. Forza, ci siamo! Paduk, Verde, ci siamo imbattuti nello sciame, ma ora va tutto bene. E poi, Paduk, i COG che vi hanno martellati 50 anni fa, non siamo. Se lanciate quei satelliti, sarete condannati a ripetere gli stessi errori. Che dice la recluta? Dammi una mano prima che Paduk parli ancora. Ho sentito. Altri vicino alla porta! Pensavo che se i miei fossero rimasti a Vasgar, mio padre poteva essere qui a combattere gli uomini di Paduk. Tu, Vasgari, cosa faceva tuo padre? Era un chirurgo. Allora buon per lui, abbiamo ucciso ogni medico catturato. Possiamo spegnerlo? Eccoci, abbiamo trovato lo giorno. Ma mancano i satelliti. Aspetta, vedo gli altri da entrambi i lati della sala. Saliamo sulla rampa, li caricheremo uno alla volta. Buona idea, guido io. Quale piattaforma per primo? Chiama. Quante scelte. Bene, allora si parte. Problemi, amico? No, andiamo a prendercela. Quindi Paduk ha delle opinioni interessanti sul martello dell'alba. Chi è lui per giudicare? Ha provato anche lui a lanciarlo. Bene, carichiamo qualcosa nello giro. Proviamoci. Il satellite si muove. Lontani dalle rotaie, gente. Si è bloccato. Forse serve una spinta. Ok, forse più di una spinta. Merda, un bouncer! No, due bouncer! Primo eliminato! Il secondo bouncer lascia la piattaforma. E il nostro satellite è finalmente sull'ogiva. È uno. Poi portiamo la rampa sull'altro lato. Faz, ancora la rampa, così colleghiamo il satellite. Diamoci da fare. Oh no! Stormy! Stormy! L'hanno visti! Forza!
È andata benissimo. No comment. Cerca un altro interruttore, come l'altro. Ecco. Attenti alla testa, satellite numero 2. Bene, tutti i satelliti al sicuro. Si torna sulla rampa. Torniamo all'hangar. Non si va da nessuna parte se non apriamo quella grossa porta rotonda. Beh, c'è una piattaforma lassù. Andiamoci. Mi hai letto nel pensiero. Tutti a bordo! Se non hai ragione, rilanciare i satelliti è inutile. Ha ragione, è pericoloso. Credi, adesso lo capisco. Non lanciare questi satelliti. Fidati. Un mondo in fiamme è preferibile al mondo che vorrebbero. Riportiamo questo coso all'hangar. Penseremo dopo a tutto il resto. Proviamo. Ragazzi, prendiamo il passaggio. Aprendo la porta si è avviata una sequenza automatizzata. Allora faremo la guardia. Proprio ora che iniziamo a prenderci la mano. Saliamo le scale. Non possiamo perdere quello di va. Eccola, seguiamola. Attenti, sotto di noi. E vai! Finiti. Andiamo, raggiungiamo i satelliti. Passiamo da qui. Eccola, teniamo il passo. Paduk, Verde, stiamo scortando i satelliti nell'hangar. Bene, stiamo ancora decrittando file, ma facciamo progressi. Andate allo skiff, presto troveremo il razzo. Bene. Jack, luce. Aiuto! Bene, i satelliti sono sicuri. Per andarcene da qui dovremmo andare dall'altra parte. Qui è tutto a posto. Kate, voglio che tu lo sappia. Se il martello funzioni o no, sono contento che siamo venuti. Ehi! Che diavolo è? C'è un cane! E non è solo! Indietro, indietro! Dividiamoci! Io ho battuto. Dannazione! Ma ogni carrier esplode in quel modo! Sì, è così. La via d'uscita è sopra. Direi di salire. Paduk, siamo quasi fuori. Aggiornamenti sul razzo? Sì, è su una piattaforma girevole ad est, oltre il mare di dune. C'è un ponte ferroviario, ma non preoccupatevi. La mia gente lo alzerà per voi. Dunque, nel deserto trovate le rotaie e saprete di essere sulla strada giusta. Ricevuto. Un'altra cosa, i comandi del ponte non erano in rete, quindi il virus del comandante non li ha toccati. Ma il ponte non viene alzato da decenni. Che stai dicendo? Pensi che i tuoi non riescano a tirarlo su? No, ci penseranno loro, ma quel ponte è rugginoso e... Quando ci siete sotto, passate alla svelta. Ricevuto. Bene, l'avete sentito. Andiamo al ponte. Il ponte, chissà se i nomadi lo sollevano. Siamo! Beh, ancora non l'hanno fatto cadere! Va bene, no?
E siamo passati verso la piattaforma. Ci avviciniamo, quelle sono torri di lancio. E guardate, ecco il razzo. Ma è montato su una specie di treno. Ed è così che lo riporteremo all'hangar. Il nostro treno punta nella direzione sbagliata. Beh, è una piattaforma. Prendi l'altro lato ed entriamo. Ok, come si accende questa cosa? Primo troviamo una sala controllo. Ehi, sciame. Perfetto. Quando volete. Sai. Sapete che fare, Delta? Prendili! Fantastico! Hai portato un'ascia a una sparatoria, amico! Bene! La piattaforma è libera! Forza! Giriamo quel treno! Mi serve una mano! Mi sembra una sala controllo. Jack, punta quel treno verso l'hangar. Dobbiamo solo riportarlo nell'hangar. Oh, mi sa che quel treno è un passo avanti a noi. Merda. Possiamo raggiungerlo con lo skiff. Bene, tenetevi forte! Andiamo! Perché se ne va tutto senza di noi? Paduk, Bane! Il razzo è su un treno diretto all'hangar! Ehi, cosa? Non ce la farà! Prima va abbassato il ponte! Chiedilo ai tuoi! Non ci sono più! Avete mandato il treno indietro senza abbassare il ponte! Perché noi non... No, lasciamo perdere, la passiamo noi! Ci siamo quasi! Continua così! La stazione di comando del ponte! Bene, andiamo! Sciame! Ma stiamo scherzando, cazzo! I controlli del ponte sono andati! Tiriamolo giù alla vecchia maniera! Prendi quel salvo! Ok, ma che diavolo sparo! Quella grossa mossa! Così verrà giù! Arriva il... Preso! Tiene giù! Porca vacca! Per un pelo. Oh, sì. Forza, torniamocene allo skiff. Buone notizie, bambini. Non so come avete fatto, ma i miei scout mi hanno appena informato che il treno col razzo è nell'hangar. Felice di sentirlo. Fine delle buone notizie. Avete un altro incarico. Andate a prendere i radiofari di puntamento del martello. Radiofari di puntamento per il martello dell'alba? Il nostro sistema si basava su radiofari di puntamento. Aspettavo di sapere che si potesse recuperare il razzo. Dove sono questi radiofari? A sud-ovest, la struttura per cosmonauti. E per essere chiari, niente radiofari, niente martello dell'alba. Ci pensiamo noi. Paduk, Bade, entriamo nella struttura d'addestramento per i radiofari. Buono a sapersi, restiamo in ascolto. Già. Wow, guardate questo cratere. Che diamine è successo qui? I COG. Ci hanno sparato un missile Lightmass addosso quando stavamo per prendere il controllo dell'intera struttura. Sono confuso, i COG non era una guerra civile dell'UIR? La storia non la scrivono gli sconfitti, Vascari. Tu per primo dovresti saperlo. Thank you.
Paduk, siamo qui. Sentite, durante l'attacco ero sicuro che i radiofari fossero lì dentro, ma quel virus ti ha chiusi fuori prima che potessi raggiungerli. Finché il tuo bot non lo sistema, non li troverete nemmeno voi. Capito? Il nostro destino è nelle tue manine di metallo. Jack, vedi se quel condotto arriva all'ufficio della sicurezza. Paduk, dopo aver sconfitto il virus, dove cerchiamo? L'edificio della centrifuga, forse i radiofari sono lì. Centrifuga, capito. Ma muovetevi in fretta, sta arrivando una tempesta. La struttura si attiva. Visto? Sapevo che Jack ce l'avrebbe fatto. Paduk, Jack ha hackerato il virus. Adesso avete accesso completo all'intera struttura. Deve essere la centrifuga. Tempesta o no, noi ci prenderemo quei radiofari. Brutto segno. Sembra che dovremo attraversare quella tempesta per arrivarci. Beh, l'hai chiamata! Guarda! Ok, lo sciame non sciamerà più. Sì, lo so, suona strano. Sì, ma diamoci una mossa. Bene, tutte le uscite sono bloccate. E adesso? Jack, attiva quella qui. Abbattuto! Almeno qualche DB non era corrotto. Forza, di qua! Occhio! Ci siamo! Edificio della centrifuga, ore 12! Attenzione, ce n'è uno! Dammi una mano ad aprire. Telecamere di sicurezza. Guarda un po' chi c'è. Ce ne sono altri. Ehi, i radiofari sono dentro la capsula. Sì, ma come li facciamo uscire? Spostiamo il braccio, c'è una piattaforma qua. Proviamo. Jack, vedi che puoi. Sotrafiusca, a chiamo. Sto io mix. Non posso credere che vada ancora. Ma non sta rallentando. Ehi, Bob, che hai combinato? Questo affare è più vecchio di te. Jack non fa mica miracoli. C'è un freno d'emergenza. Sono dei comandi alla base. Ok, sono attivi. Che diavolo! Perché non si ferma? Forse i freni sono andati. Ragazzi di lì, Snatcher! Oh, merda! Facciamoli fuori! Oh, no. Beh, ha funzionato, no? Forse. Jack deve verificare che i radiofari siano integri. Andiamo! Jack, dimmi che i radiofari stanno bene. Grazie a Dio. Paduk, Baird, i radiofari sono al sicuro. Sono anche molto più grandi di quanto pensassi. Non penso che entreranno tutti nello skiff. Li farò trasportare dai miei.
Certo, ma Delta, me ne serve uno il prima possibile per calibrarli per la nostra rete a New Ephira. Potete portarmelo? Sì, io lo porto allo skiff. Beh, roba pesante. Bene, Baird, torniamo indietro. Paddock, quando puoi, invia la tua gente a recuperare gli altri radiofari. Delta, torniamo allo skiff. Andiamocene da qui. Beh, la tempesta non è migliorata, anzi. Peccato, dobbiamo rientrarci. Ok, Delta, la via d'uscita è dall'altra parte! Ce lo siamo, gente! Siamo, costruite! Non è vero. Ok, manca poco allo skiff. Già, facile a dirci. JD, il radiofaro? Non danneggiato, è questo quello che conta. Conto su di te affinché resti al sicuro. Sì, sì, ho capito, il destino del mondo, nessun problema. Sentito? La tempesta si calma. La pista è davanti a noi. Porta lo skiff il più vicino possibile. Qualcosa pesa. Incontriamo di nuovo. Portiamo qualcosa a Babe. Ti seguo. Paduk, dov'è Babe? Qui dietro. Mi abbiamo addosso! Liberiamo la pista o Berda non può andare. Vogliono che tu resti. Adesso verde per far uscire quella vita. Forza, abbiamo ancora da fare in questo maledetto deserto. Bene, Delta, si torna sullo schifo. Bambini, altre brutte notizie. E ora che c'è? I miei che trasportano gli altri radiofari, dovete raggiungerli. Il loro convoglio è stato attaccato. Dove? L'ultima traccia è alla vecchia città. Ci pensiamo noi. Cavolo, a quei nomadi non ne va una giusta. Lo vedete? C'è del fumo più avanti. Oh merda, è proprio il convoglio. Va bene, entriamo e vediamo che possiamo fare. Stanno ancora combattendo, dobbiamo aiutarli. Preso! Sei morto! Bene, siamo a posto. Ora controlliamo i radiofari. Beh, non sembrano danneggiati. E zizzinda. Paduk, amico, ci senti? Dice che i radiofari sono al sicuro. Mando subito qualcuno a prenderli. E non preoccupatevi, saranno ben armati. Andate, il razzo! Bene, Delta, chiudo. Delta, sto uscendo, ci sentiamo. Bene, Babe, buon viaggio. Anche a voi, e buona fortuna. Allora, che facciamo adesso? All'hangar, è il momento di assemblare quel razzo. Ed eccoci qui, il razzo preferito di tutti. Spero funzioni. Paduk, il razzo si sta montando. Attenzione! C'è uno snatcher qui dentro! Dio di puttana, sai, credo l'abbia fatto apposta. Ma chi se ne frega? Dobbiamo rimettere a posto l'ogiva! Jack, allinea questo affare. Bene, siamo di nuovo in gioco.
Allora sali sul razzo e pilotalo fino alla rampa. Standard è andata per giù. Levamelo di dosso. Là dietro, fase. Faz, amico, grazie. La tua gratitudine è commovente, davvero, sai. Ma ti ricordo che sono appeso a un cazzo di treno. Oh, certo, certo. Bene, razzo consegnato. E ora? Adesso lo mettiamo in posizione. Manualmente, a quanto pare. Il che vuol dire che dobbiamo trovare la sala controllo. Sì, ma... E avviare il lancio. E poi si torna alla base. Cavolo! Non mi avevano detto che stare con voi sarebbe stato tanto impegnativo. Ok, beh, sicuramente l'UIR non l'aveva progettato per un'interfaccia check. Dai, Jack, procedi. Non fare il timido. Ok, è quello che doveva succedere, vero? Sì, ma non lo rende meno strano. Grazie. Ecco fatto. Abbiamo alzato un razzo. Ci serve una traduzione al volo. Aspetta un attimo, avete avviato il lancio? Forse? E allora uscite di lì, subito! Via, via, via! Ehi, di qua! Ok, ce la facciamo. Ma che diavolo è quello? Attenzione! Qualcuno ha qualche idea brillante. Merda, così schiaccia la piattaforma. Siamo in troppo! Facciamola mollare! Ehi, guardate agli schiattatoi! Le parti aperte ci sono succhiasangue!
Sono dappertutto! Oh merda! Dannazione! Sta tornando! Colpiamo gli sfiatatoi se sono aperti! Sangue! Ne resta uno! Che sangue! Ecco, alto! Come scendiamo? Merda, non è ancora finita! Non credo che voglia noi! Vuole il razzo! Si è avvolto sul razzo e impedisce il lancio! Oh, che merda! Stormo! Stormo! Eliminiamolo! Lì, è aperto! L'ultimo! Sta mollando il razzo! Oh, merda! Fate un buco, lasciate! Sull'ascensore! Thank you.
grande COG. Se... mi sa che mi sono stirato la schiena. Così questa è nuova Efira. Dimora di industrialisti, tecnofascisti, reazionari e codardi. Sì, ci sono anche ottimo cibo, acqua pulita e dolce. Beh, è sopravvalutata. Delta, bentornati a casa. Ora venite subito alla mia officina. Manderò qualcuno a prendere i segnalatori. Ricevuto, Baird. Arriviamo. Prego. Ehi. A proposito, grazie. Non c'è bisogno che mi ringrazi. Oh, allora la gang è di nuovo riunita. Vi faccio una foto da mettere nel diario. Dio, quanto sei stronzo. Oh, smetti di innamorarti di me. Sul serio, è imbarazzante. Come siamo messi? Quei satelliti sono collegati? Beh, senz'altro si stanno divertendo insieme. D'accordo, ragazzi. Avvicinatevi. E ora, osservate. Bella dimostrazione, Baird, ma funzionerà? Beh, ci serve un test per saperlo. Lascia perdere i test. Ci serve un vero bersaglio. Se vogliamo scegliere un bersaglio, non sarebbe meglio se ci fosse una vera autorità militare? Sei Faz, giusto? Sì, signore. Chiudi quella cazzo di bocca, Faz. Sì, signore. Lo sciame alla sua regina. Il che vuol dire che da qualche parte c'è un alveare speciale, un Nexus, qualche punto dove sono vulnerabili. Ok, e come lo troviamo? Non lo troviamo, perché potresti già saperlo. Come faccio a saperlo? Sarò molto sincero con te. Mentre eravate via, Jean si è imbestialita perché voleva ricollegarti alla mente collettiva. Scusa, come? Non preoccuparti, l'ho convinta a lasciar perdere. Ma ho bisogno che tu pensi a quello che hai visto nella visione. A ogni dettaglio. C'è qualcosa che può aiutarci? No, no, insomma... cioè, io non credo. Adesso ci pensiamo noi, sergente. Scusate, non si usa a bussare. Un primo ministro non ha bisogno di bussare. Non sono per niente d'accordo. Jean, te l'ho detto. Questo non succederà. E lei che ne dice? Beh, considerando che la cosa che mi legava alla mente collettiva è morta... ah, l'abbiamo uccisa, a proposito. E considerando che di te non mi fido... per niente, devo rifiutare. Arrestatela. Cosa? Sì, sei impazzita! Signora? Iris, che succede? Violazioni di sicurezza multiple, rovine di Efira vecchia. Telecamera esterna 16. Telecamera esterna 15. Telecamera 10. Ah, dannazione! Sono qui. E allora ce ne andiamo. Ok, ho capito. Puoi aiutarci a porre fine a tutto questo? Senti, cosa cazzo credi che abbia fatto finora? Delta, riunitevi. Dimmi che abbiamo un piano. Esatto, questo è un radiofaro di puntamento. Ah, ma davvero? Siamo noi che li abbiamo riportati da Vasgar. Stiamo calmi, tenente. Qui ci lavoro e basta. Il punto è che dobbiamo piazzare questi cosi per tutta la città vecchia. Ho appena dato a Cole e Fasi i loro. Quindi? Dove mettiamo il nostro segnalatore? Accademia Barricata Est. Una volta piazzato, avrete la copertura del martello e potrete iniziare a rispondere al fuoco, capito? Chiaro. Guardate, non vi voglio mentire. La situazione è brutta. E noi ci guarderemo le spalle a vicenda. Come sempre.
Delta, aiutate la mia squadra a sgomberare! Ok, Carmine. Maledizione, ci hanno visti! Toglieteli da Carmine! Babe, quanto ci vuole per fare fuoco? Dagli un attimo per calibrarsi. Se non avessimo qualche secondo... Il nuovo martello funziona. Sì, sì, ma solo nelle vicinanze del radiofaro. Posizioniamo gli altri quattro. Cole, quando hai finito, porta il tuo radiofaro in posizione. Grazie, Cole. Ma Marcus, fa male la schiena, è il minimo. Dobbiamo andarcene da qui, forza! Appena in tempo, Delta! Porca! C'è uno Swarman! Va, piazza il radiofaro, usiamo il martello! Mettete in sicurezza le difese o non posizioneremo il radiofaro! Ho abbattuto un nemico! Marcus, posiziona il radiofaro! Baird, radiofaro pronto! Sì, vedo il segnale. Marcate il bersaglio con laser. Ci penseranno i satelliti. Facciamo fuori quello Swarman! Lo Swarman che viene giù! Fatto. L'Accademia è libera. Baird, i vermi hanno abbattuto il nostro Raven. Abbiamo dei feriti e dei morti. Ci serve una mano! Oh, merda. Ricevuto, Padu. Quel fumo proviene da dove è stato abbattuto il Raven di Echo. Voi tre andate, io proteggo il radiofaro. Ci vediamo di là, papà. Contaci, James. Baird, la squadra Serra ha posizionato il radiofaro. Siamo sotto attacco qui. Quanto ci vuole per avere un satellite in posizione? Uno è in arrivo da voi, Serra. Pare che si scenda. Non vedo un modo di passare. Friggi l'ascensore, Jack. Ecco, un passaggio. Paduk, ci siamo quasi. Com'è la situazione? Merda. Sbrighiamoci. Ragazzi, ecco la tomba del... Delta, non posso controllare il martello finché i cinque radiofari non sono in posizione. Manca quello di Paduk. Stiamo andando da lui adesso. Concentrati sul radiofaro. Tutto il resto non conta. Ah, toglietemelo! Merda, uccidiamolo! Seguite quel bouncer! Bombe la mia tomba, salvate tutti! Così per sempre, Ujasco a tutti! Forza! Forza! Grazie, Jack! Merda, è un sorvegliante e un bastion! Ecco, li abbiamo schiacciati! Bene, qui abbiamo finito. Baird, il radiofaro di Echo è pronto! Baird, siamo a posto! I radiofari sono sincronizzati! Perché se non lo sono, faresti meglio a sbrigarti! Non ti preoccupare, li vedo! Davvero bel colpo! Oh, merda!
Aspetta, che è successo? Il radiofaro! Delusi. Delusi? Ma cosa sei? Noi siamo ciò che tu avresti potuto essere. Avrai anche il suo corpo, ma non sei mia madre! Adesso! Noi siamo un essere completo, connesso, immortale! Avevi una scelta e l'hai sprecata! Viva o morta, tu appartieni a noi! Finalmente hai compiuto la tua scelta! Ora pagherai per questo! No! Mi dispiace tanto, amico mio. Mi dispiace. JD, lo so. Mi dispiace davvero tanto. Era anche amico mio. Ma ora dobbiamo andare. Jack, luce, per favore. Niente. Questo edificio sta venendo giù. Siamo nei guai qui. Lo so, cerchiamo di uscire. Merda, da qui non si passa. Aiutatemi a sollevarla! Ok, possiamo farcela! Merda! Controllo, qui Delta! Siamo nei guai! Mayday! No! Non respiro! Aiuto! Aiuto! Ci sono! Non si parla? Riuniteli a Marcus. Mantiene la linea più avanti. Io aiuto dei Gears a tornare al muro. Sentito, Kay. Muoviti. Ok, prendi l'altra parte. Vanno ancora. Delta, uso un fumogeno. Mi servite qui subito. Siamo circondati. Ti sento, papà. Arrivo. Forza, è nei guai. Ti ammazzo tutti. Avete ucciso il mio amico, strozzi.
lacrimogeno! Ci siamo quasi! Ricevuto! Sbrigatevi! Oh, merda, un altro radiofaro è andato! Il radiofaro è andato! E allora chiamala! Ritira. Vuoi un po' di coccole? Ora farai! A quanto ti avete messo? Lasciamo perdere! Ecco fatto. Oh, grazie per il salvataggio. Ehi, dov'è Del? Ho saputo che vi serviva un passaggio. Ehi, Del, guarda un po' chi salva chi. Di nuovo. Oh, maledizione. Gears, mi servite tutti al muro. I nostri segnalatori non funzionano e lo sciame sta passando. Ricevuto, Bale. Stiamo arrivando. L'hai sentito? Passo dopo. Qual è il modo migliore per tornare al muro? Non c'è un modo migliore. Andiamo! Allora resistete e tenetevi alla larga! Tutti fuori! È bello rivedervi tutti, ma se vuoi con calma!
Forza, Delta, teniamo duro! Quello Swarm che sta arrivando! Dobbiamo rallentarlo! Usate tutto quello che avete! Colpiamo quella testa di cristallo! Ah! Ricordate di me? E ora viene il bello, stronzo! Colla nel tuo cazzo! Buco! Oh, ragazzi, quando dicevo il bello, intendevo per il Coltrane, baby! Oh, che cavolo! Facendo! Guadagno un po' di tempo! Levati da lì, Cole! Buona idea! Oh, merda! No! Via, via! Si deve ricaricare tra un colpo e l'altro, quindi monta su una torretta e spara a questi bastardi. Coltellate!
continuiamo a sparare fino alla fine! Sparate alle consille! Bird, non riusciamo a fermarlo! Usa il martello, radiofari o no? Non posso! Senza coordinate distruggerò voi e mezza città! Aspetta, cosa? Jack, no, Jack! Che stai facendo? Bird, che succede? È Jack! Sta trasmettendo le coordinate dei radiofari! Ha disattivato i miei comandi di fuoco! Oh, intelligentissimo bastardo! Ritornerà. Lo so. Ma non se riusciamo a trovarla prima noi.